quali le iniziative strategiche di governo per la prossima legislatura? In primo luogo va ricordato che il governo Monti ha messo nel decreto sviluppo Italia un capitolo agenda digitale, è stato il primo e unico governo che ha affrontato direttamente questo tema, che peraltro è direttamente connesso alla strategia europea dell'agenda digitale e al progetto Europa 2020 per la crescita. Io direi attenzione, perché dire che l'innovazione è bella è un po' come dire che vogliamo bene alla mamma. È troppo facile, troppo scontato, tutti d'accordo, e allora qui io vedo dei rischi. Le azioni strategiche sono, da una parte, lavorare per lo sviluppo della larga banda e delle reti di nuova generazione, favorendo il mercato laddove c'è il mercato e garantendo l'intervento pubblico dove il mercato non arriva. Organizzare i vari livelli istituzionali perché questi si integrino senza replicare n volte gli stessi prodotti, gli stessi servizi con standard e format diversi che non si parlano e ogni volta si scopre l'acqua calda perché ognuno deve avere la sua piccola informatizzazione e alla fine non c'è un sistema. Questo vuol dire correggere le degenerazioni, diciamo, chiamiamolo, del federalismo digitale. Monti vince le elezioni, andate al governo, le priorità sull'agenda digitale nei primi 100 giorni. Noi non abbiamo la presunzione di vincere da soli, però abbiamo l'ambizione e oggi come oggi la fondata aspettativa di essere decisivi per l'agenda di governo che dovrà unire i riformatori, e la questione dell'economia digitale sarà una questione al centro. Io credo che una delle prime azioni sarà mettere insieme tutti i livelli di governo, semplificare la governance e garantire l'interoperabilità, per cui le risorse pubbliche destinate all'informatizzazione, alla digitalizzazione dei servizi si moltiplichino per n volte perché si riducono gli sprechi e le inefficienze.